sono con Vito Campanelli al Teatro Balle in attesa di una conferenza di Gert Loving, di cui Vito è, diciamo così, il rappresentante italiano, possiamo in qualche modo rappresentarti in questo modo. Diciamo che lui è per me un riferimento e quindi sono ben contento di dare una mano quando si tratta di organizzare occasioni come queste nelle quali parlare in Italia o presentare i suoi lavori e le sue iniziative. Nulla più di questo. Con lui hai collaborato in passato per altre iniziative di questo genere? Sì, diciamo che c'è una collaborazione di lungo periodo, che è quella che poi ha portato a Web Aesthetics, il mio libro che è stato pubblicato alla casa editrice dell'NIC di Amsterdam, e poi abbiamo avuto una serie di collaborazioni, anche uno scambio di recente di prefazioni. Ho scritto una prefazione per il suo ultimo libro pubblicato in Italia, per Egea, e lui ha scritto una prefazione per il mio InfoWar. In genere abbiamo una serie di progetti che in giro per il mondo, che vanno avanti per anni, nei quali abbiamo collaborato, ci ritroveremo a collaborare. Tu ti occupi di sociologia di media art? Sì, io sono un mediologo, in particolare la mia ricerca è sull'immaginario emergente dai nuovi media, la rete, internet, quindi le valenze sociali, politiche, ma anche estetiche, in queste nuove dimensioni del comunicare. E in che rapporto c'è tra questa tua competenza e il libro che è uscito qualche mese fa, InfoWar, che tratta di cyberattivismo, fondamentalmente sulle tracce anche delle rivolte delle primavere arabe e occupi Wall Street? Chiaramente in questo caso io ho due grandi interessi. Uno appunto è legato a questa immaginari e la gente e la rete, e l'altra invece è legata al media attivismo e InfoWar è particolarmente, nasce da questo mio secondo interesse, però gli elementi che tengono uniti i due interessi sono tanti. Cominciare a dire che probabilmente il terreno di scontro principale del giorno è quello estetico, o perlomeno è quello della comunicazione, all'interno del quale poi immaginare i linguaggi artistici assumono un peso determinante, e quindi in realtà è possibile approfondire entrambe le prospettive senza perdere, anzi un modo per arricchire queste prospettive, perché anche poi all'interno delle dinamiche più propriamente politiche è possibile vedere come funzionano quei dispositivi che si basano appunto sulla trasmissione e controllo delle informazioni, che oggigiorno sono prevalentemente immagini, no? Quindi voglio dire, ho trovato il modo anche di trovare un'applicazione nelle rivolte arabe di quella che è la mia teoria del remix, come le informazioni vengono continuamente remixate, come il remix è diventata la forma di produzione culturale prevalente nel contemporaneo, quindi anche relativamente alle primavere arabe mi sembra che questa questo collante che si è creato tra le elite informatiche, ovvero i giovani istruiti con facilità nell'utilizzo dei nuovi media, e quelle che sono le masse invece con una scarsa informatizzazione, è avvenuto soprattutto grazie alla circolazione di immagini, anche quella che è la consapevolezza che si è creata nel resto del mondo e principalmente in Occidente. Il peso delle immagini è stato decisivo, e immagini, anche l'operare del remix, quindi questo continuo rimescolamento di
informazioni in forma visiva. Immaginiamo per esempio alla tragedia di Neda nel caso della rivoluzione o dei movimenti a Teheran del 2009, ecco, quel volto è diventato una sorta di remade che è stato manipolato continuamente grazie a queste forme di remix. Diciamo, una serie di messaggi importanti e una forte consapevolezza rispetto a quello che sta avvenendo in quel paese si è creato, e non so se diciamo, in altri modi sarebbe potuto avere quello stesso tipo di coinvolgimento da parte dell'Occidente rispetto a quello che accadeva a Teheran. Quindi voglio dire, le due prospettive stanno insieme, sicuramente è possibile tenere. Sì.